Salve Cipollotti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi avrete l'onore, il piacere, l'ocere, ok, di vedere che cosa si trova nel mio armadio. Perché oggi è il 3 di ottobre e il 3 di ottobre è il Mean Girls Day. E quindi dovevo partorire un video più frivolo, che più frivolo se muore. Sono anche vestita di rosa, apprezzate questo dettaglio. Non so perché io sia così particolarmente imbizzarrita stamattina, perdonatemi. Molti di voi spesso mi scrivono: oddio, ma come sei strana, stai cambiando. No, io sono sempre stata così fuori di testa, e che prima lo tenevo nascosto. Comunque, nel video di oggi vedrete finalmente tutte le mie magliette nerd, quindi tutte le magliette con stampe. Matilda, ti vedo! Ciao Matilda, benvenuta. Con stampe a tema, film, serie TV e chi più ne ha più ne metta. Sono tantissime, faccio una piccola premessa. Nel mio piccolo cerco di comprare poche cose dalle catene fast fashion, però per quanto riguarda le magliette nerd non riesco a contenermi. Lo so, è un problema, però vi assicuro che le compro e non le butto via dopo 6 mesi. Anzi, alcune di queste magliette, come vedrete, le ho veramente da tantissimi anni, perché mi piacciono, le uso spessissimo. Che capelli osceni che ho. E quindi lo so che non dovrei comprarle, però, come dire, è un po' un feticcio. Ma niente, bando alle ciance, diamo il via alla sfilata! Il primo modello che vi mostro è questo splendido pigiama di Harry Potter con la scritta binario 9 3 quarti espresso per Hogwarts, regalo di Natale di mia madre. Bellissimo. Qui invece ci sono i miei pantaloni macchiati e bucati, sono comodi, giuro. Balletto spontaneo, totalmente a caso, così come è a caso questa mossa da diva. Wow. Andiamo avanti, maglietta di Julie Banner, regalatami da Matteo, fedele Cipollotto. Questa maglietta mi rende invincibile contro i nemici delle live. Anche Matilda l'apprezza, e tra l'altro lei è la protagonista indiscussa di questa maglietta. Come vedete c'è lei qui, con tutte le sue macchiette. Perfetta, è proprio lei. Cambiamoci, oh wow, la maglietta degli Angry Birds con Hitchcock. Perché Hitchcock ha fatto un film che si chiama Gli Uccelli, dove gli uccelli sono arrabbiati e gli Angry Birds sono arrabbiati. Insomma, avete capito. È una maglietta di Pampling, per favore usate il mio codice sconto, please. Altro balletto spontaneo a caso, questi sono Sven e Christophe snappati. Oh, che eleganza! Questa è vera alta moda, solo per intenditori, insomma. Questa maglietta l'ho comprata di recente e ritrae Miranda Priestly in tutta la sua cattiveria, mentre dice: floreale per la primavera, avanguardia pura, e se ne va via. Attenzione, qui abbiamo una maglietta pericolosissima. Sentite il nero potere? È nero forte. Procediamo con questa maglietta dei doni della morte. Come potete vedere ci sono anche dei buchi che non ho fatto io, giuro. Ma aspettate un secondo, perché sbam, il meglio sta dietro. Questa grafica pazzesca con i doni della morte, le scrittine e tutto quanto. Bello, bellissimo, i tre fratelli, magica. Cambio abito. E qui abbiamo Wonder Woman che fa Wakanda Forever, se sono sbagliati, vabbè. Come potete vedere questa maglietta è altamente scolorita, perché io non so fare la lavatrice, ma vabbè, mi dispiace, pazienza. Cambiamoci. Oh, siamo tornati ad Hogwarts con questa maglietta bellissima, tutta glitterosa, sbrillusciosa, doratina e meravigliosa. Infatti qui abbiamo più scintillante che mai il logo di Hogwarts. Guardate, guardate, ammirate che meraviglia. Ve lo faccio vedere anche con questo balletto assolutamente non imbarazzante. Mi dispiace. Oddio, è che sta roba. Oh mamma, oh, che cliché. Eccoci con la maglietta di Jurassic Park, molto carina anche lei, presa da Zara. Come potete vedere anche lei è poverina, scolorita, perché la lavatrice mi è avversa. Vabbè, me ne vado. Ma rieccomi con Star Wars. Questa maglietta è fantastica, anche Kylo approva. Bellissima, guardate, ammirate. Ci sono Luke, Leia e Han Solo pronti a sfracagnare di botte i Sith. Cosa c'è di meglio? Oh, un classico. Questa risale al 2013, ero proprio ragazzina. Mi piaceva un sacco Breaking Bad e acquistai questa fantastica maglietta su eBay. È un po' strana, cioè mezzo Jesse, mezzo Heisenberg, però diciamo che nonostante gli anni si è mantenuta bene, e soprattutto nonostante le numerose lavatrici. Ecco, qui ve la mostro con un pratico balletto. Orribile. Bene, Matilda ha capito che se ne deve andare. Oh, di nuovo Star Wars, eccoci tornati, guardate come sfodero la spada laser. Questo è il logo old school che mi fa sentire una vera diva. Ci sono anche delle macchie su questa maglietta, che schifo. Combatti Matilda, combatti, fatti sotto, non fare il Jar Jar Binks della situazione.
Vabbè, ok. Rivelazione. Oh, che carino questo gattino piccante. Mio Dio, Flarkan, no. Vabbè, questa è la maglietta di Captain Marvel, come potete vedere. Mi è stata regalata l'anteprima, molto bella, uguale al suo loghino sulla tuta, figata. Dietro ha questa scritta Only on Cinemas, che o Cinemas, ma non so che cosa significhi. Vabbè. Questa è proprio da veri ribelli. Infatti abbiamo Leia, Rebel Rebel, come David Bowie dei poveri o dello spazio, insomma, come preferite. Lei indossa qui un chiodo con tutte le toppine dei gruppi punk, un po' come me nel 2009 quando pensavo di essere la figlia illegittima di Billie Joe Armstrong, ma vabbè, questa è un'altra storia. Finalmente della qualità, per tutti quelli che mi dicono che parlo solo di cinema mainstream. Beccatevi la maglietta di Woody Allen, di Manhattan in particolare. Questa mi piace molto, risale al 2014, se non sbaglio ero molto piccola e mi credevo molto figa. Questo balletto è orrendo, oddio. Come potete vedere c'è Woody con la sua tizia 17enne, imbarazzante. Woody ha un problema con le donne palesemente, ma vabbè, lo perdoniamo. Comunque, molto carina, anche questa ce l'ho da un sacco, non si sa come sia sopravvissuta alle lavatrici, vabbè. Oddio, questi balletti, perché? Rivelazione numero 2, la maglietta di Steve di Stranger Things, con sotto la scritta The Babysitter. Questo voleva essere un joke, perché lui appunto fa da babysitter a tutti i ragazzetti di Stranger Things, come sapete. Molto bella, lui qui è capellone, bellissimo. Qui stavo improvvisando un balletto anni 80 che palesemente non è venuto, ma perdonatemi, mi dispiace molto. Vabbè. E passiamo alle felpe. Questa mi è stata data al primo anno ad Hogwarts, è stato un regalo di un Secret Santa. Sul davanti c'è lo stemma serpeverde, molto nobiliare, molto serpeverde. È una felpa molto comoda, mi piace molto. Insomma, la indosso spesso come pigiama, soprattutto. Giravolta, un'altra felpa. Questa invece mi è stata data quando sono diventata cercatrice. L'ho presa al Bologna Nerd Show. Questa, sì, è la felpa del Quidditch di serpeverde, che se non si fosse capito è la mia casa ad Hogwarts, cioè su Pottermore, maledetti babbani. Anche il cappuccio, come potete vedere, molto bella, sì. Il video si conclude qui. Grazie per averlo visto e ciao, alla prossima.